si prova a decidere con una doppietta una partita così importante? Che sensazioni hai provato oggi? Ma bello, molto bello, anche perché c'è il primo mondo della mia vita, quindi sono molto, molto contento, soprattutto per i tre punti che ci fanno respirare. Speriamo di continuare così. In campo che partita è stata? È successo veramente di tutto, ci sono state molte occasioni sia da una parte che dall'altra. Qual è stato il momento cruciale secondo te? Ma cioè, diciamo che il 2-0 un po', cioè dopo il 2-0 siamo un po' rilassati magari. Abbiamo preso quel gol che ci ha fatto soffrire negli ultimi minuti, però come hai detto tu potevamo anche chiuderlo. Però alla fine siamo contenti così. Però te lo sognavi un derby così, eh? Te lo sognavi un derby così. Beh, cioè anche perché ho capito che era una cosa proprio importante per i tifosi, quindi sono molto contento. Cosa hai provato alla fine della partita quando tutta la squadra è andata sotto il secondo? Ah, bello vedere i compagni, la gente felice, però, cioè, ti ripeto che i gol sono contento per la vittoria perché abbiamo raccolto poco finora per quanto abbiamo giocato. Oggi finalmente andiamo via con i tre punti, credo meritatamente. La partita l'hai arrivata impostata in questo modo, quindi perché a un certo punto avete iniziato che abbiamo sofferto chiaramente il concetto di ripartenza. Sì, ma abbiamo sofferto un po' i primi minuti, poi cioè, quel gol lì ci ha un po' sbloccato, abbiamo fatto girare bene la palla, poi cioè, siamo difese abbastanza bene, abbiamo rischiato poco. Ultimo secondo. Sì, no, anche perché bene o male, sai, dopo quando siamo in vantaggio 2-0 loro hanno fatto di tutto per cercare di ribaltare la partita, quindi si sono buttati diciamo un po' alla tedesca tutti avanti e sai, quando dopo ci sono delle circostanze che tocca la palla o che può creare sempre scompiglio e casino, ecco. Però se stati bravi abbiamo avuto la forza comunque di tenerli lontani dalla nostra porta, hanno avuto anche loro alcune occasioni, però diciamo che abbiamo vinto sotto quel punto di vista. L'episodio dell'espulsione, come è spiegabile? Perché dall'altro ci capisco un po'. Ma allora, questo ha messo la palla lunga, il portiere è uscito, nell'uscire si vede che l'ha toccata con la mano e fuori aria, quindi l'arbitro è andato subito lì a dare il rosso, però non si è accorto che nel frattempo il guardalinea aveva... Non aveva alzato la bandiera, l'ha richiamato. Quello non lo è. No, non l'ha alzato, ha richiamato dopo, quindi okay. È un po' strano. Sì, no, perché poi dopo il guardalinea ha segnato fuori gioco, quindi è andato fuori gioco e ha ritirato diciamo il cartellino rosso. Ecco,